23esima giornata del campionato di promozione Girone A è seconda contro terza. Si affrontano Pietralunghese e Tavernelle. Tavernelle secondo in classifica, quota 40 punti. Affronta la Pietralunghese sotto di appena un punto, a quota 39. Quindi big match. Ovviamente un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Può cominciare l'incontro, prova subito la Pietralunghese con una conclusione da fuori, bloccata però senza problemi da Segoloni, e poi a cacciamano a portare avanti gli ospiti. Il numero 9 del Tavernelle mette dentro col mancino sull'uscita di Ciribe. Nulla di fatto, prova a reagire poi la Pietralunghese, conclusione alta di poco prima e poi ancora vicina con Duranti col mancino. Ci prova sempre il numero 11, respinge in qualche modo Segoloni, poi si salva la difesa del Tavernelle. Rimane dunque avanti 1-0, poi cacciamano, fa sempre tutto lui, qui si conquista il calcio di rigore per il fallo di Eramo. Non ci sono dubbi secondo il direttore di gara, ed è proprio cacciamano a raddoppiare dal dischetto, 2-0, doppietta del numero 9 del Tavernelle. Dunque all'intervallo è 2-0, tra qualche polemica per l'esultanza di cacciamano. Nella ripresa chiede un calcio di rigore la Pietralunghese con Duranti, non viene assegnato dal direttore di gara che lascia correre tra le proteste dei padroni di casa. Poi ci provano sul calcio di punizione con Bellucci, pallone che termina alto non di molto. Non riesce la Pietralunghese a riaprire la partita seppur provandoci in più occasioni. Qui un'altra conclusione larga da parte di Ciafa, e poi ci pensa Andreoli a chiudere la partita con il destro, pallone all'angolino, 3-0, il gol del classe 2004 ex San Marco Juventina chiude i conti. Cacciamano poi ci riprova con una conclusione debole bloccata da Ciribe nel finale, anche un'espulsione tra le fila della Pietralunghese, doppio giallo e rosso per il numero 7 Ciafa, molto nervoso, a muso duro contro l'arbitro. Match che dunque termina 3-0 in favore del Tavernelle. Con questa vittoria sale a quota 43 punti, a più 4 proprio sulla Pietralunghese. Penso che alla fine poi il risultato è risultato rotondo, ma è anche giusto. È un po' la differenza tra una squadra che è molto concreta, che sono loro, squadra che c'ha in testa bene dove vuole arrivare, obiettivi chiari, e una squadra che sta facendo dei step di crescita. E la differenza poi tra le squadre, chiamiamole vere, e le squadre che stanno crescendo è questa: loro hanno costruito e hanno gestito una partita nel modo giusto, abbiamo subito tre gol, nulla da dire, risultato giusto, ci serve per crescere. Il problema è che oramai sono passate tante partite, non è che possiamo sempre crescere, ora di un po' di concretizzare, però faccio i complimenti al Tavernelle e noi ci ripripariamo da martedì per poter affrontare nel miglior dei modi la partita di Viole. Ma prima di commentare la partita voglio sottolineare la prova, l'atteggiamento di tutti i miei giocatori, di tutta la rosa, di tutta la squadra, perché era una partita assolutamente molto difficile, delicata, veniva dopo un risultato così particolare all'ultimo minuto domenica scorsa, quindi era veramente difficile, sono stati veramente bravi, tenaci, forti a reagire, e quindi prima di tutto c'è da sottolineare questo. Poi la partita è stata una partita difficile, giocavamo contro un'ottima squadra dalle individualità importanti, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, attenti, accorti, ripartire, e
è andata bene e quindi ci prendiamo questo risultato importante con soddisfazione, ma soprattutto, ripeto, con i complimenti a tutti i miei giocatori per come abbiamo affrontato la settimana e per come hanno interpretato la partita oggi.